Benvenuti, benvenuti alla puntata di oggi di Stampa Evangelo, puntata del 3 maggio del 2017. Prima di tutto verifichiamo se funziona, se vi sono state inviate le notifiche della diretta da parte di Facebook, se qualcuno mi dà la doppia conferma, cioè se funziona l'audio video e se ha ricevuto la notifica, cominciamo con la diretta. Le notifiche dovrebbero essere arrivate dai numeri che vedo. Saluto Lorenzo Casi, saluto Marco Pennetti, saluto Giovanna Arminio, Massimiliano Esposito e dunque con l'arrivo dei primi amici, ecco Daniele Sommonte, Fabio Freddi, vi chiedo di fare davvero un mi piace e un condividi alla diretta di oggi, perché è una diretta in cui parleremo di un tema molto importante come quello derivante dalla richiesta di archiviazione formulata dai PM nei confronti di Marco Cappato sulla questione suicidio assistito. E allora salutando anche Francesca Marzoli, Anna Russo, Luciano Signorile, Prisca Vegni e chiedendovi sempre un mi piace e un condividi alla diretta per far partire numeri, diciamo, ancora più significativi di quelli già importanti che vedo in questo momento, partiamo con la lettura della buona notizia del giorno, che è il Vangelo. Saluto Silvia Lodà, Marco Pennetti, Mary Rossi, Roberto Leone, Davide Vairani, Maria Pia Di Girolamo e Cinzia Gioia, Carla Stefanini, siete davvero moltissimi. Un mi piace, un condividi per far sì che le persone possano seguire la nostra diretta. Allora partiamo dal Vangelo, che è il Vangelo di Giovanni. Siamo nel capitolo 14, i versetti sono dal 6 al 14. In quel tempo Gesù disse a Tommaso: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me, ma il Padre che è con me compie le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità vi dico, anche chi crede in me compirà le opere che io compio e ne farà di più grande, perché io vado al Padre. Qualunque cosa chiederete nel nome mio lo farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Questa è la parola del Signore di oggi. E allora un grande incoraggiamento, diciamo, alla nostra fede, che sia fede vera però concreta, fede che dice sì, è Cristo, via, verità e vita. Impegno non da poco, con conseguenze non da poco. Se è verità, noi dobbiamo illuminare la nostra libertà alla luce dell'incontro con la verità, altrimenti la nostra libertà diventa sterile, monca, zoppa. E questo però ha evidenti conseguenze, conseguenze nel nostro agire quotidiano, nel nostro essere quotidiano. Questo spiega molto del perché la nostra battaglia deve animarsi di una capacità di fede. Noi non siamo un partito di cattolici o di cristiani. Siamo un partito aperto a tutti, il popolo della famiglia è laico, ma allo stesso tempo molti suoi dirigenti sono animati da una forte fede e senza questa fede non farebbero quello che stanno facendo, perché deriva inevitabilmente la forza, la costanza, la tenacia, deriva da quella dimensione di fede, dall'incontro della verità con la libertà. Daniele che si firma Daniele Amonshin Pistacchio Mirenda ride pensando che la libertà non possa stare insieme a dogmi
E nel frattempo però si firma con un profilo fake, sta qui su Stampa Evangelo. Pensate a quanti dogmi questa persona, diciamo così, sottostà senza saperlo, senza immaginarlo, senza capirlo. Però forse è arrivato qui anche per provare a liberarsi davvero. Saluto Antonella, Savina, Silvia Lucchetti, Leonardo De Stefano, Totò Contreri, Elena Rovagnati, Andrea Fratini, che si firma Andrea Sergio Francesco, Cristiano Zuccarini con la sua maschera evidentemente da fake, Andrea Dolcini, Angelo Chiauzzi, Leonardo De Stefano, Luigi Mercogliano e Paolo Ruotolo. Allora, entriamo nel dibattito di oggi. Intanto i giornali sono zeppi di altre notizie, parlano delle primarie di Renzi. Apro e chiudo parentesi, l'ho fatto nella giornata di domenica, l'ho scritto ieri, è surreale, lo ripeto, è surreale che oggi, a 3 giorni dalla fine delle primarie, noi non sappiamo ancora con certezza qual è l'affluenza e quali sono i risultati. O meglio, non è surreale, è la prova che quello che vi ho provato a raccontare mentre le primarie si svolgevano, anche forte della mia esperienza, io le primarie da segretario l'ho fatte, quindi conosco un po' quella macchina, i dati sono inventati, i dati d'affluenza sono inventati. Non sono riusciti a convincere Orlando, e quindi Orlando ha spiegato che sono 250.000 di meno, non uno, 250.000 di meno. Poi avete visto le immagini, quelli che votano 4 volte, 5 volte, 10 volte, le file di extracomunitari, i seggi chiusi in Calabria, i seggi dove ci sono 3.000 schede e 1.000 votanti, insomma, avete visto di tutto. In più avete visto questa stranissima percentuale che Renzi si autoassegna del 70,01%, con Orlando che spiega che Renzi aveva l'ossessione di fare il 70%, quindi si è autoassegnato la percentuale proprio 70,01. Insomma, in realtà un'operazione in cui Renzi viene legittimato forse da 1 milione di persone, che non sono poche, ma certo segnalano una forte distacco del popolo del Partito Democratico dallo strumento, almeno dallo strumento, e penso anche dal partito. Quando ho fatto le primarie io, le persone che andarono a votare furono più di 3 milioni e mezzo, e il vincitore Walter Veltroni venne legittimato da quasi 3 milioni di persone. In 10 anni si è lasciato per strada il 60% dell'elettorato partecipante. Questo per certi versi è incoraggiante, però è molto strano che si accetti che si possa imbrogliare su questi dati, perché sicuramente un imbroglio c'è, perché chi sta contestando non è Adinolfi, attenzione, è il ministro di Grazia e Giustizia, è il ministro Guardasigilli, è il principale rivale, non un passante, insomma, uno che sa di che si va. Questa posizione di Orlando ci fa capire che quanto abbiamo raccontato sulle primarie evidentemente non era campato in aria. Ma veniamo alla storia che ci interessa di più, che è la vicenda. Sì, nel frattempo la disoccupazione esplode, gli over 50 sono disoccupati, sono più degli under 25, dei dati strutturali dell'economia tragici, all'Italia sapete in che condizioni è, 600 milioni di euro stanziati per buttarli anche quelli nel solito calderone che faranno una strana e brutta fine, come già sappiamo. Queste sono le condizioni strutturali di un paese che non ce la fa. Mentre tutto questo accade, sul tema dei cosiddetti, diciamo così, diritti civili o temi etici, avviene quello che è avvenuto ieri, che è qualcosa di davvero surreale. Come sapete, Marco Cappato, un dirigente radicale, dopo aver accompagnato DJ Fabo in Svizzera per la soppressione col suicidio assistito, che significa andare in Svizzera a pagare, fa una cosa e un'altra, circa 18.000 euro e farsi dare il pentobarbital per ammazzarsi. Questo è cioè un business che la Svizzera ha organizzato dal 1930 per sopprimere chi decide di suicidarsi.
Cappato ha accompagnato DJ Fabbo e dopo, sapendo di aver commesso un reato, cioè conscio di aver commesso un reato, si è autodenunciato alla Procura di Milano. Questi sono i fatti. Questi fatti sono stati anche confermati perché ieri, quando abbiamo discusso di questo caso, Marco Cappato è venuto a dialogare con noi sul mio profilo Facebook e Cappato, devo dire anche onestamente, ha ammesso che la lettera della legge dà ragione a quello che oggi dirò. È l'interpretazione data dai PM che hanno voluto archiviare, anzi proporre l'archiviazione del caso Cappato, ad essere incredibile, ad essere contraria alla legge. Ma la cosa più surreale è la motivazione, ve la devo leggere perché è davvero incredibile. Le pratiche di suicidio assistito non costituiscono una violazione del diritto alla vita quando connesse a situazioni oggettivamente valutabili di malattia terminale o gravide di sofferenza e o ritenute intollerabili o indegne dal malato stesso. D'accordo? Le pratiche di suicidio assistito non costituiscono violazione di diritto alla vita se il malato dice: non mi trovo in condizione di sofferenza tollerabile o degna. Chiaro questo passaggio? Pongono il principio dell'autodeterminazione e la misura della sofferenza è del malato. Se la misura della sofferenza è del malato, il principio è di autodeterminazione, è legittimo non che Cappato accompagni, è legittimo il suicidio assistito. Ora, questa cosa contrasta in maniera colossale con l'ordinamento vigente. Sulla Croce di oggi, sul quotidiano La Croce, vi invito sempre a leggere il quotidiano La Croce, perché il quotidiano La Croce vi dà le informazioni che altrove non trovate. Raccontiamo la storia di questa famiglia in cui una bambina, ragazza di 17 anni, si è lanciata dal tetto della scuola dopo aver litigato col papà perché l'aveva rubato il cellulare, gli aveva rubato il cellulare al papà. Papà l'ha rimproverata duramente, la bambina, la ragazza, si è lanciata da 15 metri sul tetto della scuola e si è uccisa. Bene, lì i PM non solo hanno inquisito i genitori, non solo hanno chiesto i PM il rinvio a giudizio, non solo hanno ottenuto il rinvio a giudizio, ma i genitori in questo momento sono sotto processo in corte d'assise per istigazione al suicidio. D'accordo? E papà e mamma rimproverano una figlia di 17enne che si lancia da 15 metri e si ammazza, i genitori istigazione al suicidio. Cappato accompagna ad ammazzare proprio fisicamente una persona. Quel suicidio assistito non è violazione del diritto alla vita. Ora io ho provato a spiegare la comparazione tra questi due casi. Dove c'è un papà e una mamma, l'attacco, poiché è un attacco ideologico alla famiglia, è partito al suo zero senza rispetto alcuno, senza rispetto alcuno per la dolore, il lutto, la tragedia, il senso di colpa di quei poveri genitori. Dove c'è invece l'aspetto ideologico, diciamo così, del tema socialmente e politicamente sensibile, ecco i magistrati arrivare a proporre un'archiviazione che è palesemente contro la legge, ma non lo dice Maria Di Nolfi. Andate a leggere cosa ha scritto Cappato, discutendo con me ieri su questo argomento, dicendo: la lettera della legge è quella che dici tu, Mario. Lo so, lo so, lo so perché la legge la conosco. Non si può fare, tant'è che lo stesso Cappato si autodenuncia perché sa. E perché si autodenuncia? Perché vuole ottenere dal processo che eventualmente partisse in corte d'assise la visibilità per fare la sua battaglia politica, che è contraria, radicalmente contraria alla nostra. Legittima. È tutto chiaro? Il meccanismo è che Cappato sa di essere in posizione penalmente rilevante. Il PM arriva ad affermare che le pratiche di, anzi, le PM sono due donne, tra l'altro coinvolte nel caso Rubi, politicizzate, vabbè, lasciamo stare, le pratiche di suicidio assistito
non costituiscono violazione del diritto alla vita. Ora, se questa frase dei due PM la prendiamo e la applichiamo, vuol dire che io non devo più accompagnare in Svizzera. Io la organizzo su questo terrazzo, l'associazione che sopprime le persone, con il pentobarbital che costa 13 euro, l'antiemetico e un sedativo, e lo faccio pagare 18.000 euro. Si può fare, perché se quello che afferma la Procura di Milano, le pratiche di suicidio assistito non costituiscono violazione del diritto alla vita, vuol dire che io posso praticare il suicidio assistito in questo nostro territorio, in Italia. È chiaro. La cosa allucinante è che la legge dice l'esatto contrario. Non si può fare. È grave violazione, punibile fino a 5 anni di carcere. Fare poi commercio su tutto questo sarebbe ovviamente incredibile. Nicola Pasquale dice: la sentenza gioca sul fatto che il suicidio non è un reato. Ovviamente il suicidio non è un reato, ma essendoci il reato di aiuto al suicidio e istigazione al suicidio, questi sono reati. Il meccanismo è, Nicola, assolutamente contra legem. Tant'è che Cappato si autodenuncia per aiuto al suicidio. Francesca Centofanti c'entra il punto e dice: la stessa prassi dell'utero in affitto è illegale, brava Francesca, tramite sentenza, anzi tramite queste osservazioni lo rendono legale, come hanno legalizzato di fatto i meccanismi di Nichi Vendola, eccetera eccetera. Saluto Giuseppe Brienza, domani comincia la scuola di formazione del PDF Roma alle 21. Saluto Mirko De Carli, saluto Simona Rossi, Paola Perissinotto, Massimiliano Esposito, Vladimiro Campello, anche Domenico Friggi che dice: vai a lavorare, parassita. Adesso tra poco devo andare, tra l'altro, e vado a lavorare, perché vado a fare una trasmissione a Canale 5 alle 9.45 per chi volesse. Saluto Italo Benati, saluto Davide Toccoli, saluto Cinzia Gioia. Ripeto, 9.45 oggi sono a Canale 5 fino alle 10.30 se volete, e poi stasera sono invece da Maurizio Belpietro a partire dalle 20.30. Saluto anche Lorenzo Damiano, il nostro candidato sindaco a Conegliano, continua l'impegno enorme su tutto il territorio nazionale. Saluto Mirko De Carli che è candidato sindaco a Riolo, saluto fratello Antonio Iannaccone, abbiamo molti candidati sindaco in Piemonte, da Alessandria a Grugliasco, a Savignano, Lucianella Presta candidata sindaco a Grugliasco, Alessandro Loccia ad Alessandria, davvero grande protagonista il Piemonte in questa tornata amministrativa. Saluto Raffaella Dinolfi, anche lui impegnato con le liste per le amministrative a Bacoli e in altri centri della campagna a partire da Ischia. Allora, 9.45 se volete mi vedete a Canale 5, dalle 20.30 con Maurizio Belpietro ospite a Dalla Vostra Parte fino alle 21.15. Marco Pennetti dice: non ti guardi la Juve, in effetti sarò costretto a guardare solo il secondo tempo, mentre fratello Antonio Giannaccone ci conferma che il candidato sindaco a Savigliano è Maurizio Schinina. Sabato invece ci troviamo fisicamente a Padova, come dice Mary Rossi, alle ore 18. Tra l'altro firmiamo le liste per gli amici padovani, quindi assolutamente necessaria la presenza dei cittadini padovani. Mentre domani c'è la scuola di formazione del PDF Roma. Il 5 faccio iniziativa alla Dispoli alle ore 17. Il 6 iniziativa a Padova con gli amici padovani per la raccolta firme per le liste. Come capite, gli impegni sono moltissimi. Grazie a Michele Ferriani che dice che sarà a guardare la trasmissione anche se c'è la Juve in contemporanea. Soffro per voi, diciamo così. Stefano Gardini dice che lunedì sera ci sarà l'assemblea del circolo PDF di Ravenna nella parrocchia di San Giovanni Battista. Benissimo, saluto Pio Cerocchi.
grande direttore del quotidiano Il Popolo, uno dei luoghi dove mi sono formato nella mia gioventù, vorrei che fosse chiaro il punto che abbiamo voluto evidenziare anche oggi sul quotidiano La Croce e in questa diretta. La richiesta di archiviazione dei PM nei confronti di Marco Cappato è palesemente contra legem. Lo dice, lo afferma lo stesso Cappato, confrontandosi con noi del Popolo della Famiglia ieri su un mio post specifico. La comparazione di due vicende che trovate oggi sul quotidiano La Croce, quelli due genitori si trovano processati per istigazione al suicidio perché la figlia si è gettata da 15 metri, ed è veramente una follia quella che mentre invece Cappato viene addirittura richiesta archiviazione da parte dei PM prima del processo, quindi roba surreale. Spiega che c'è un attacco ideologico alla famiglia, mentre invece i PM e i magistrati vogliono legittimare e forzare la legge sul fronte dei cosiddetti diritti civili. Saluto Massimiliano Amato, ringrazio Gianfranco Amato per la trasmissione di ieri in cui vi ha presentato molti candidati sindaco del Popolo della Famiglia alle prossime amministrative. Il 15 maggio alle 21 c'è la riunione del Popolo della Famiglia a Terni. A Terni hanno appena arrestato sindaco e assessore del PD. Ricordiamocelo, è lì, quindi probabilmente si va verso elezioni, quindi caro Marco organizzatevi bene perché il clima si fa turbolento in quel di Terni. Saluto Gloria Gallarelli, saluto Gasperina Anna Ligiato, Sabrina Negretti che cita Padre Livio, saluto Maria Verita Boddi. Domani alle ore 18 il Popolo Famiglia Sardegna fa un'iniziativa a Cagliari all'Aula Magna Università della Terza Età, ci informa Alberto Agus, nostro comandante in Sardegna, quindi mi raccomando, come vedete siamo pieni, zeppi di iniziative politiche come è normale in questa stagione in cui il Popolo Famiglia si misura sul territorio con le elezioni amministrative. Abbiamo molti più comuni in cui corriamo rispetto alla tornata 2016 e dunque ci misureremo con risultati evidentemente importanti. Amato è il 6 maggio a Monza dove abbiamo candidato Manuela Ponti a sindaco, poi sarà a Milano, quindi vedete siamo davvero sparsi dappertutto, sono gli amici di Genova che stanno costruendo la lista, gli amici di Parma, gli amici di Comacchio, di Riccione, a Civitanova Marche si fa una corsa contro il tempo per candidare sindaco la nostra Paola Gnocchini. Insomma, il lavoro è enorme, lo stiamo portando avanti con grande attenzione. Domani Amato è a Genova per sostenere il nostro candidato sindaco Stefano Arrighi, anche lì con raccolta firme in loco. Faremo presto una data in campagna, come dice Nadia, anche per sostenere i nostri amici candidati a Bacoli, ad Ischia e in altri centri. Saluto Simona Rossi, saluto Caterina Sani, vi ringrazio per questa diretta. Adesso devo volare a Canale 5 dove ci vediamo dalle 9.45 oggi e poi stasera sempre sulle reti Mediaset, sono da Maurizio Belpietro a partire dalle 20.30. Domani ci troviamo con gli amici del PDF Roma, la scuola di formazione voluta da Giuseppe Brienza del Popolo della Famiglia a Roma, a Via dei Genieri dalle 21. Ci troviamo il 5 alla Dispoli alle ore 17, ci troviamo il 6 a Padova dalle ore 18 e poi se Dio vorrà con il calendario che prosegue, ci sono già date fissate a Crema in giro per l'Italia, quindi intanto vi do questa 3-4 giorni abbastanza ricca di iniziative. È arrivato anche Nicola Di Matteo, un abbraccio forte al nostro coordinatore nazionale. Saluto Alex Zino Finori, a Vittoria Polacci, alla bella Francesca Patuzzi, a Ninnarello. Vi chiedo un mi piace, un condividi alla diretta di oggi, dove abbiamo detto, credo, cose abbastanza importanti sulla vicenda suicidio assistito. Walter Spera chiede a Grosseto, dove mi invitate vengo, senza ombra di dubbio. Saluto Rosa e Eleonora agli esposti.
Saluto Prisca Vegni, saluto Leonardo De Stefano, mi raccomando un mi piace, un condividi a questa diretta affinché sia visibile anche in differita da coloro che volessero seguire appunto le argomentazioni che abbiamo da portare sul tema suicidio assistito e caso Cappato, oltre a quello che abbiamo detto sulle primarie e le altre vicende del giorno che titolano i quotidiani nazionali, tra cui lo ricordo anche il boom della disoccupazione degli over 50 e la tragica situazione di Alitalia, per ricordare sempre che questo è un paese dove fanno tante chiacchiere sul suicidio assistito e unioni gay, poi sulle questioni fondamentali non sanno che pesci prendere, non sanno governare, anzi sgovernano, magari imbrogliando sui dati delle primarie, che l'unica cosa che gli interessa sono i rapporti di forza interni alla dimensione politica pura. Questa è purtroppo la tragedia che vive il nostro triste paese. Lo ripeto, i dati macroeconomici sono uno peggio dell'altro ogni volta che andiamo a scoprirli, e non parliamo di povertà, di incapacità della famiglia di arrivare a fine mese, di assenza di forza, diciamo così, nell'impatto per la soluzione dei problemi. Peter Cetra dice: ho l'impressione che le prossime elezioni finirete come sempre con lo zero virgola, spero di sbagliarmi. Speriamo proprio di no, diciamo, come dicono tanti amici, forse in questa tornata amministrativa ci troverete sopra il 2,5%, e questo poi è il viatico per arrivare al 3% nazionale. Saluto Massimo Pistoia, un caro amico che ci scrive da Cesena. Francesca Centofanti ricorda che tutte le dirette sono presenti anche sul canale Popolo della Famiglia YouTube, Popolo della Famiglia TV su YouTube. Grazie a Francesca Centofanti, al coordinamento editoriale che garantisce questo servizio affinché tutti possano fruire in vari modi di Stampa e Vangelo e delle altre trasmissioni di PDF TV. Io vi ringrazio, un mi piace, un condividi la diretta di oggi per far conoscere le nostre posizioni a più persone possibili. Gli appuntamenti li ripeto, oggi alle 9.45, eccoci, come dicevo, 9.45 il canale 5, stasera alle 20.30 da Maurizio Belpietro dalla nostra parte. Domani 4 maggio ore 21 parte la scuola di formazione sulla dottrina sociale cristiana del Popolo della Famiglia a Roma, via dei Genieri, ore 21, grazie a Giuseppe Brienza. Il 5 ci vediamo alla Dispoli alle ore 17, il 6 ci vediamo a Padova alle ore 18, questo perché i ciccioni non fanno moto, diciamo così. Nel frattempo, come dice bene Moreno Lovat, forza Juve, intanto diretta del gruppo preghiera Popolo della Famiglia oggi dalle 17 alle 18. Saluto Federico Pieroni, saluto Anna Russo, e ringrazio tutti voi. Mi devo lanciare, che ha chiamato anche l'autista di canale 5, che altrimenti non riesco ad arrivare in tempo per la diretta dalle 9.45, se volete ci vediamo lì. Un abbraccio da Maria Di Nolfi.